Serata di presentazione dei grandi eventi in programma alle Terme di Boario è stato nel corso di una conferenza stampa a bordo della motonave Città di Brescia che nella suggestione degli scorci paesaggistici del lago d'Iseo è stato presentato il ricchissimo calendario di appuntamenti capaci di soddisfare ogni fascia di età, dai più ai meno giovani. Sarà un'estate sicuramente, come abbiamo presentato, importante. Abbiamo voluto veramente raccogliere quello che può piacere a tutti, dai bambini alle famiglie, ai meno giovani e ovviamente ai giovani, facendo i concorsi, rifacendo i concorsi con ospiti giovani, mettendo il teatro, il cabaret con i personaggi da Teo Teocoli, Enzo Iacchetti, Umberto Smaila e Lauretta, veline e ex veline e ovviamente la lirica che non può mancare in quest'estate importante. Grandi giornate dedicate alle famiglie e ai bambini come il Parco dei Balocchi il 6 di settembre. Un cartellone eventi possibile grazie al sostegno di partner imprenditoriali e istituzionali capaci di costruire progetti di qualità sempre più elevata al fine di accogliere i visitatori in occasione di Expo. La forza è ovviamente stata ed è l'aiuto da parte delle aziende che ci aiutano continuamente sponsorizzandoci. Ovviamente come in tutte le cose anche dagli telespettatori che ci seguono è l'amore che hai per il territorio che ti fa fare grandi sforzi e ti dà la possibilità ogni giorno di creare un evento perché tutti siano sereni in un momento sicuramente non sereno per tante famiglie. Numeri importanti quelli registrati la scorsa stagione estiva, numeri che lasciano ben sperare al debutto dell'attuale. È come la finale del concorso di bellezza con 3.600 ingressi, sarebbe già un grande successo. Noi ci auguriamo di più non solo negli eventi dei giovedì con la discoteca all'aperto, con gli apericena, ma anche negli eventi dedicati ovviamente ai giovani, ma anche agli eventi nuovi come la lirica e anche a eventi più importanti come il teatro e il cabaret. Ma il cabaret sicuramente viaggia perché personaggi come Teo Teocoli, Enzo Iacchetti e altri portano sicuramente tanta gente.